Buongiorno, allora mi presento per chi non mi conosce. Mi chiamo Daria Bukhefa, sono algerina. Prima ero un associo di IRA, dopo ho creato un'associazione culturale che si chiama ADA, e la sede sta in Algeria. Ho già collaborato con Maria Pia per ritratto di sette donne. Sì. Si raccontano, è stata un'esperienza veramente unica. E noi stiamo mettendo a posto un tipo di ponte tra l'Algeria e l'Italia, anche se abbiamo alcuni problemi di visti. Dobbiamo risolvere, è un problema. Ci sono tanti artisti che nemmeno chiedono soldi per venire, si impegnano a fare tutto da soli, però non so, sono molto commossa che non sono qui. Perché non le rilasciano facilmente, però andiamo avanti e siamo pronti, la Algeria è pronta a fare quei scambi. Abbiamo vari progetti con la Dila e con il Sestante, con Maria Vida, e spero bene per tutti e andiamo a collaborare prima. È molto importante perché l'arte deve essere universale, la cultura deve essere trasmessa. Io vi trasmetto la cultura algerina e vorrei bene avere un po' di cultura vostra in Algeria. Infatti, in questo ritratto di sette donne si raccontano, è stato, voler capire come si è trasformata anche la capitale romana ora, rispetto a quella descritta da Pasolini, no? Quando le donne, sette donne si raccontano, cioè quella degli anni 60 a quella di oggi. Oggi abbiamo una capitale che è fatta da donne straniere e quindi l'identità non è più solo quella che creano, un'identità cosmopolita. Comunque nella stessa identità cosmopolita noi troviamo le stesse esigenze. Alla fine qual è il punto? Che la donna, se rispetta la sua identità e le sue necessità prima, non cambia da paese a paese, abbiamo tutte le stesse necessità, anche nel diverso noi abbiamo le stesse esigenze culturali, le stesse esigenze di affermarci, le stesse esigenze con i figli. E questo è stato questo lavoro, raccontarsi di queste donne, che, tra le quali appunto avevamo Daria Bukhefa, per molto una spagnola, un argentino, Su Mijo dalla Corea, con le rispettive esperienze di donne che si sono trasferite a Roma e hanno lavorato a Roma 30 anni, dando vita anche a, diciamo, dei movimenti culturali come Maria Vittoria De Miglia, per esempio, che ha fondato a Martango questa scuola di danza in Argentina a livello istituzionale, quindi inserendosi anche in quello che è un contesto di capitale, in un contesto di metropoli, in un contesto italiano, e diventando praticamente cittadina a pieno titolo italiano, ma nella sinergia, vuol dire, tra quello che proviene dalla sua cultura d'origine e quella che è la nostra cultura, nel rispetto.